Eccoci arrivati, l'appuntamento con il risveglio muscolare con Pierluigi De Pascalis, come sempre in diretta in Fits in the Morning. Buongiorno Pierre, benvenuto. Buongiorno, ben ritrovati come sempre, buongiorno. Proseguiamo la nostra carrellata di suggerimenti anche in questo martedì, in questa puntata. Oggi parliamo di lavori in sospensione, Pierre. Sì, oggi tra gli argomenti che abbiamo scelto c'è proprio questo tipo di attività. Molti lo conosceranno come TRX, molto più diffuso come allenamento in sospensione. Di cosa si tratta? C'è la possibilità di allenarsi sfruttando il peso del proprio corpo. Noi lo sfruttiamo attraverso un attrezzo che è composto fondamentalmente da cinghie e da impugnature. È molto più semplice da vedere e da utilizzare probabilmente che non da spiegare, e ci permette in questo modo un allenamento anche in spazi relativamente piccoli. Non soltanto ci permette l'allenamento in spazi relativamente piccoli, ma proprio perché andiamo a sfruttare il peso del nostro corpo, riusciamo molto bene a calibrare il lavoro che stiamo facendo e anche a sollecitare adeguatamente quelli che sono i muscoli stabilizzatori. Quindi in qualche modo possiamo anche ritenerlo un'attività di tipo funzionale. È una delle possibili varianti che incontriamo in buona parte dei centri sportivi, è entrato ormai da tempo all'interno proprio delle palestre, e quindi può essere una valida alternativa per stimolare in maniera efficace, ancora una volta l'abbiamo detto, la forza, per stimolare la resistenza alla forza, per avere anche un discreto grado di miglioramento delle masse muscolari. Una simpatica alternativa può essere il military fitness. Il military fitness si incarica anche in questo caso di eseguire un allenamento in qualche modo non convenzionale, nel senso che possiamo utilizzare vari tipi di attrezzi, possiamo abbracciare regole di discipline differenti, ed è utile sia a chi ha bisogno insomma di ricevere un ordine anche dall'alto per essere più preciso nell'esecuzione dell'attività, ma può essere anche uno stimolo nuovo perché poi alla fine ha anche un ripiego divertente, visto che spesso viene fatto in gruppo, e quindi è molto entusiasmante da questo punto di vista. L'importante è che cominciamo a muoverci. Esatto, cominciamo a muoverci. Noi la settimana prossima, attenzione, perché parleremo di arti marziali insieme a Pierluigi, quindi è una cosa davvero interessante. Buona giornata. Buona giornata, alla prossima, buona giornata.